Questo è il mazzo con cui siamo arrivati a Infinite. E non mi sarei mai, e dico mai, aspettato di arrivarci con questo mazzo, appunto. Marvel Snap! Prima o poi mi prenderà qualcosa alle corde vocali. Oggi, bentornati ragazzi. Bentornati sempre qui dal capo. Bentornati sempre qui sul canale. Oggi, mazzo di Infinite, no? Siamo arrivati con questo mazzo qui proprio 2 giorni fa, visto che ho provato ad arrivarci con il Thanos, ho provato ad arrivarci con il Loki, ho provato anche con il mazzo di Baron Zemo, con Yondu, Gladiator, capito? Però questa è stata la sorpresa, e mi sono fatto un giro su Zaun adesso e ho visto che è salito in Tier 1 e noi ci siamo arrivati 2 giorni fa, quindi vaffanculo. Il mazzo, se vi ricordate, è l'ennesimo con cui abbiamo startato anche la season scorsa, visto che era esattamente questo qui, avevano appena buffato l'Elsa Bloodstone, ma non c'era Red Hulk e c'era Doom, mi sembra, non mi ricordo, ma mi sembra che c'era Doom. Ma adesso è molto più potente questo mazzo, perché? Perché c'è Red Hulk come supporto di turno 6, capito? Quindi se noi evidentemente, non lo so, abbiamo un turno alquanto pessimo, anche perché le location non stanno aiutando in questi giorni. Noi concludiamo con un Red Hulk che, se noi lo prendiamo giustamente all'inizio del turno, cioè in mano, il primo turno, no? Lui incomincia a buffarsi piano piano. È vero che l'avversario ci può giocare attorno, però, cioè, sapete, è colmo di Oppshammer questo meta. Quindi è difficile terminare con l'unplan di mana attualmente, secondo me. Poi ricordiamoci anche che abbiamo la grande Angela, la stavo chiamando, ma sono pazzo. Abbiamo la grande Angela che è tornata agli albori come Elsa Bloodstone, quindi è tornato il trittico delle meraviglie. Eccolo qui. E non mi sarei neanche mai aspettato di arrivarci con un'impronta move, capito? Cioè, nel senso, quindi andiamo subito a provarlo e noi non badiamo a spese. Lo so, così. E tra l'altro, vi ricordo che stasera, e dico stasera, ci saranno le bet per decretare l'ennesimo VIP. No? Quindi mi raccomando, non mancate, sempre 21:30, vi lascio sempre, come sempre, tutti i link inerenti. And Craven, subito. Sì, subito Craven. Abbiamo la doppia Summer che non ci facciamo nulla, anche perché noi vogliamo andare a giocare il nostro buff. Sì, lui gioca Angela. Ok, Deck a specchio, suppongo. Noi vogliamo andare a giocare con questo mazzo. O Angela o Kraven di turno 2, no? La Kitty è aggiuntiva e sarebbe buona cosa giocarla già dal primo turno. Poi, vogliamo andare a giocare Oppshammer di turno 3 e vogliamo andare a giocare Elsa Bloodstone di turno 4. Questo è il funzionamento del mazzo. È la combo che... Ecco, a lui gli è uscita già la combo. A lui già gli è uscita la combo. Quindi Elsa Bloodstone, però noi non ci facciamo mancare niente perché abbiamo una Kitty Pryde che subito entra all'azione. Ora c'è da vedere che cosa ha in mente lui, perché se c'ha Kitty Pryde ed Elsa, lui ha già concluso la combo. Ha Kitty Pryde ed Elsa, mi sa. Vediamo? No, c'ha Silk. Silk and Jeff. Ok. Ok. Allora. È partito leggermente in avanti, ragazzo. Cazzo se è partito in avanti. Cazzo se è partito in avanti. Allora, che vogliamo fare noi? Vogliamo fare... Oddio. La doppia Oppshammer con Kitty Pryde. Volendo. Non sarebbe male. Metti Jeff qua, va. Oppure non lo so. Oppure Spider-Man. Per cercare di andare a buffare chissà cose. No, non sarebbe male. Però a me serve? Dio, mi sa che a me non serve più che altro. Sa che a me non serve più che altro. Oppure si potrebbe pensare di fare visione. Che magari lo buttiamo con Jeff e facciamo così, no? Facciamo un turno più pulito. Elsa Blossom. Bello! Vieni qua, vieni. Vieni, vieni, vieni. Era buffarmi il mio Kraven. Lui? Ok, perfetto. Va bene. Ok. Sì. Posso godere della cosa di Kraven, però non godo perché non prendo il buff con visione. Ok. Allora, diciamo che lui è alla prio. Perché diciamo che lui è alla prio. Io come vinco? Io come vinco? Vinco con... 1. E io penso che basti, no? Io penso che basti una roba del genere. Poi... 1. 2. Però non gli contesto qua. È brutto non contestargli qua.
proprio brutto non contestare lì qua. Io ce la faccio a fare tipo così, così e così. Ah. Volendo. Non so se basta sta roba. Certo è che se Spider mi prende quello che mi deve prendere, io godo. Elsa Blossom di nuovo. Ok. E che c'ha lui? C'ha Shang. Sì. Allora, si decide tutto con Spider-Man. Si decide tutto con Spider-Man. E se Spider-Man mi prende l'Angela, noi abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Capito? E Spider-Man non è la prima volta che mi salva in extremis. Comunque, io non vorrei dire sta roba. Però mi sa che io devo fare una cosa. Io ho tolto Miles prima di iniziare questo video perché era al posto di Mobius. Perché mi sono reso conto che mi stavano capitando una serie di Mr. Negative che mi stavano letteralmente rompendo il cazzo. E lo so, proviamolo con Mobius. Intanto la prima è andata discretamente bene. Cioè, discretamente bene. Ci ha salvato il culo Spider-Man. Comunque. E poi valutiamo, poi valutiamo, lo possiamo anche inserire in nel corso del video, non c'è problema. Montagna di Eternità, va bene. Ehi, perché sei fregna? Oh, perfetto, ci abbiamo anche il Redulk noi. Ok, maledetto, potevi skippare il turno che ti senti già. Allora, noi qui, io penso che lui andrà a riempire fin da subito, no? Che cosa può avere lui di così potente e interessante? E facciamo crema in... No. No, perché io qua punto a fare Spider-Man. Craven qui. Anche Dazzler c'ha, eh. Anche Dazzler c'ha. Anche Dazzler, va bene. Allora, io suppongo sia il mazzo. Cioè, io c'ho un'idea di sto mazzo. Vogliamo fare Mobius? Proviamo? Proviamo a fare Mobius, va? Proviamo a fare Mobius. E poi... Baron Zemo, mi prende la Kitty Pryde. Ok, va bene. È dalla roccia sto ragazzo. Per non dire altre cose, perché non è giusto fin da subito insultare Blob. Non è proprio giusto. E va bene. Nel senso, va benissimo così. Elsa Blossom a sto punto. E a me serve. Cioè, wow, sono disastrato io adesso. Letteralmente sono disastrato. Kitty Pryde. Spadrem che prende Redulk, vabbè, tanto, nel senso, esaspo. E va bene, adesso, cosa vogliamo fare noi? Vogliamo andare a prenderci del male importante, no? Vogliamo andare a prenderci del male importante, quindi facciamo Silk, facciamo Jeff... No, Elsa Blossom. Sì. Vai, facciamo Elsa Blossom. Facciamo Elsa Blossom e poi valutiamo Shanna. Perfetto. Si è chiuso, quindi... Vabbè che non mi è capitato Spider-Man, per essere. Vabbè che non mi è capitato Spider-Man mai nella vita. E non c'ho nulla io. Per evitare le sue... cose. Mi serviva un Enchantress qui, era perfetto. Enchantress qui. Adesso ma dai. Ho capito, vabbè. Kraven qui intanto per forza. Silk qua anche. Il Piki 011, è vero che ci abbiamo Mobius. Perfetto. E poi che c'abbiamo? Mi sa che lui non se l'aspetta comunque che andiamo a utilizzare questo. Boh, io provo a fargli anche Spider-Man qui. Jeff qui. No, aspetta, Spider-Man no, qui. Facciamo visione qui. Facciamo Jeff. Cazzo. Eh no, mi serve per chiudere. Vabbè, si ritira comunque mille pare per poi cadere con questa cosa. Per poi ritirarsi, va bene. Comunque, cioè, aveva giocato veramente abbastanza bene il bro comunque, eh. Cioè, per quello che poteva fare. Io sono sicuro che lui c'era la Mockingbird, quindi fortunatamente... Cioè, è Mobius è due volte. No, una. Fortunatamente che ce l'avevamo all'interno del mazzo. Penso se l'avessi cambiato con Miles Morales. Sanctum Sanctorum, snap. Ora, se io riesco a perdere in una... con una location a favore, cioè sono veramente
rincoglionito, se mi permettete il termine. Quindi, ci abbiamo già Jeff di turno, no? Nivellire, va bene. Oh, oddio, ma perché non la Silk? Che va scorrazzando per i prati, per i pascoli e per le location. Su di Nivellire, sì, perché noi andremo a giocare poi o Mobius o Jeff. Mobius, mi sa, no? Mi sa Mobius, a sto punto. Anche perché, cioè, volendo, Mobius in questo... mazzo. Dai che ci abbiamo Shang noi. Ok, va bene. Bene, ci sta. Ci sta. Ah no? Ah no? Ho capito. Dici, non ne vuoi sapere niente tu di Hulk. Perfetto. Ho capito. Ora. Bello. Cioè, io chiamo Shang e arriva. Io chiamo Shang e arriva. Ora, uno e due. Metti che vuole farmi Shang lui. Come il pazzo folle è scatenato. Ma perché vai lì? Puoi andare su Samtun Santorum, Silk, cazzo. Crystal, è un Mr. Negative. È un Mr. Negative. Howard the Duck. Oppure un vivente. Oppure un vivente. Sì, volendo potrebbe essere benissimo anche un vivente Kraven. E... oddio, perché non ho più Kraven a sto punto? Perché non ho più Kraven? Ero l'altro. Che prende Wong. Perfetto. Oddio. Che dire? Che dire? Che cosa posso dire? Io posso fare... Vabbè, stai calmo. Vabbè, stai calmo. Allora, Jeff... Shang Kitty? No. La Kitty qua però. A sto punto. Togli lì quel Wong maledetto. Vediamo quello che vuol fare. Bello! Bello così. Bello così. Ok. Ora, che c'ha Absorbing Man lui? C'ha Absorbing Man. Volendo la play sarebbe questa qui. Nel senso. Onde evitare. Si ritira. Certo che si ritira. Certo che si ritira. Madre, quanto sei bello, Shang. Quanto sei bello, cazzo. Quanto sei bello. Quanto sei bello. Cioè, vedi, vedi. Impattante, sempre, utile. Raga. Mobius. Mobius. Il buon, vecchio e caro Mobius. Cioè, veramente, Mobius è quella carta che ormai come Opsummer è utile in tutti i mazzi. Tu madre. No, chiedo venia, fratello. Chiedo venia, però... ne sto vendo troppi di Yondu attualmente. Ne sto vendo troppi, quindi perdona la mia... il mio linguaggio scurile, ecco. Oddio, Jeff, dai, Jeff in qualche modo per prendere... ce l'avrà Lyot lui in sto mazzo? Non mi ricordo se c'ha Lyot sto mazzo. Oh. Beh, Elsa, no? Fai Elsa e a sto punto io farei Kitty Verde Centro Silk. Per essere dovrebbe essere una bella play, altrimenti che ci abbiamo noi? Che ci offre? Kraven, ci offre Mobius, Opsummer o Spider-Man? Che ci può uscire? Tutto tranne Red Hulk attualmente, se vuoi che gioco qualcosa. Però Red Hulk già me lo potrei... ti dare. Ci incazzo perché... cioè, senso. Perfetto. Uno e due, dai. Uno e due. Quindi, indipendentemente da cosa prendiamo, io spero in un Kraven a sto punto. Spero in un Kraven anche perché... Angelo è passata a miglior vita e vediamo. Oppure lui può fare Baron Zemo, ora che ci penso. Baron Zemo. Kraven. Eccolo qui. Eccolo qui. Eccolo qui. Perfetto. Bello Mobius però, sai? Mobius è molto bello. Perché è molto bello Mobius. E lui può soffrire di qualche... cosa? Teoricamente il mazzo no.
Poi non capisco la Black Widow, però. Non capisco la Black Widow. A questo punto sposterei Jeff qui. No. Non ha senso. Non ha senso. E Kitty. In tu che? In tu Mobius. In tu Mobius, per forza. Che prende? Opsummer prende. Perfetto. E lui si è chiuso così. E lui si è chiuso così. Uno. Perché? Perché sta roba? Non riesco neanche a chiudermi qua. E gli dovrei regalare il buff a cosa? A Kraven. Lui ce l'ha prio? Sì. Oddio, facciamo questo? Facciamo di questo? Teoricamente qua dovrebbe bastare. Senza che prenda il buff a Kitty Pryde. Quindi fai così. Così. E fai così. Cioè, tu volevi buttarmi addosso a nube tossica. Io ci ho fatto il callo con sto rincoglionito qua di carta. Mi dispiace, frate, mi dispiace. Hai perso. Ci vediamo alla prossima. Ciao, è stato un piacere. Facciamoci l'ultima, sì. Andiamo, vai. Oh, comunque, sto mazzo è una mina. Sto mazzo gli sta rivelando veramente una mina, perché... Boh, mi sta piacendo Mobius. Cioè, ho rivalutato Mobius all'interno di questo mazzo. Fanculo a Miles Morales, mi dispiace. Cioè, che se ci pensi, aggiungere una touch card in più fa sempre comodo, ok? Miles, e qual è l'utilità di Miles? Che tu lo puoi andare a giocare 1-5, ok? Ma io certe volte non lo gioco neanche Miles Morales. Posso essere onesto, io non lo gioco neanche Miles Morales. Bello, bello. Ora... Non lo so. Però Mobius. Face the might of Asgard. Victory. Vabbè, mi dispiace per Miles. Posso dire che mi dispiace per Miles. Però questo mazzo ha un nuovo vincitore. Yeah, becca. No, magari non te lo prendo questo. Raga, io consiglio caldamente di provare il mazzo. Poi potete anche aggiungere Miles Morales se vi manca qualche cartina. Non c'è nessunissimo problema. Cioè, vi ripeto, io sono arrivato a Infinite con lui al posto di Mobius. Però mi sono reso conto durante questo video. Cioè, capito? Boh, fuori testa. Fuori testa, follia. L'ultima mi ha spezzato in due. Vi aspetto stasera per il VIP in palio. Ciao.